Iniziata dunque la gara, lancio di Boiero, lunghissimo, toccato di testa il numero 7 della De Luca, ancora Campora fermato da Tutino, insiste la formazione ospite con questo pallone e c'è il gol segnato dal numero 10 ospite sull'uscita di Mercuri. Pronto, si aspetta il segnale dell'arbitro Renda. La battuta, ci mette la mano Boiero, la palla dall'altra parte per Villella, il tiro toccato, l'arbitro dice di no, però il cross sul secondo palo Bernardi, la parata dalla distanza, la respinta ed il gol del 2-0 sulla respinta di Mercuri. Ribadito in rete sulla destra, poi questo cross al centro, ancora il numero 10 sul pallone ed il 3-0 ancora del numero 10 ospite al 34esimo minuto, 3-0 per il Campora. La palla per Bernardi davanti al portiere e c'è praticamente un'autorete. Il portiere aveva respinto la conclusione di Bernardi. La parabola di Curcio ed il gol al 45esimo di Giovanni Federaro che sfiora di testa e mette il pallone in rete per le 2-3. De Fazio in aria mette al centro. Si chiude sul punteggio di 3-2 per la formazione ospite. Ricollegati con lo stadio Catania di Pianopoli, la palla Catania la prolunga, palla messa al centro, Giovanni Foderaro, la respinta del portiere. Battuto Curcio. È il gol del tre pari. Gol del tre pari, bravissimo Curcio a battere subito il calcio di punizione al 12° del secondo tempo. Lancio verso De Fazio, al volo mette al centro il colpo di testa e la rete del 4-3 della formazione biancoverde che passa in vantaggio. Bernardi, Federaro, Angelo Catani ancora in rete per il 5-3 della formazione lametina. Recuperato palla ancora la Virola Mezza sulla fascia destra. Al centro per il tiro di Marco Fodelaro, non molto forte. L'arbitro fischia in questi istanti qualche secondo di ritardo, ma finisce qua.